E buongiorno a tutti, ben ritrovati sui nostri canali di ACF Fiorentina. Questa mattina vi portiamo al centro sportivo per questa rifinitura pre-partita di conference. Buongiorno a tutti, buongiorno Rossella. Siamo al campo dove la squadra sta sostenendo l'allenamento in vista proprio del match di conference contro il Braga, l'andata, la sfida di playoff, quindi o dentro o fuori tra la partita in trasferta e quella a Firenze naturalmente settimana prossima. Quindi giorni e ore delicate, soprattutto giorni in cui c'è da lavorare chiaramente sodo per limare gli ultimi dettagli, Rossella. Esatto, siamo qui sul campo, chiaramente non siamo da soli perché questa prima parte di allenamento, questi primi 15 minuti sono aperti anche alla stampa. Ovviamente una partita molto importante, quella di domani in Portogallo. La squadra partirà tra pochissime ore e domani, insomma, alle 18:45 ora italiana, ci sarà il match. Chiaramente lo ricordavi anche te prima, il 23, quindi la settimana prossima, proprio giovedì, ci sarà la partita di ritorno al Franchi e ci sarà la possibilità anche di seguire la squadra proprio da vicino perché sono ancora disponibili i biglietti. Sì, assolutamente, li trovate come sempre online sul nostro sito ufficiale, anche sull'applicazione e sui social network, ma sul sito trovano proprio il pulsante dedicato. Ci sono in vendita naturalmente anche biglietti per la gara contro l'Empoli, quella in programma domenica alle 15. Sposterei il cavalletto, Esatto, Rossella, per spostiamoci, andiamo seguire più nel proprio vivo i di ragazzi. questo. Vediamo anche un po' il programma di allenamento. Vedete il mister che sta seguendo appunto la rifinitura, che è praticamente appena iniziata. Dalla parte opposta c'è anche la stampa che sta riprendendo, appunto, come spiegava Rossella, questo primo quarto d'ora. Un allenamento che Rossella vede la Fiorentina svolgere una prima fase di attivazione. Adesso siamo già, diciamo, a un riscaldamento con il pallone, con i ragazzi che si muovono e iniziano a calciare. Poi, come ci spiegava naturalmente lo staff, ci sarà anche una parte di seduta ovviamente dedicata alla parte quella più tattica e quella dedicata naturalmente anche alla fase delle soluzioni su palla inattiva. A proposito di programma, ti hai dato quello dell'allenamento, della rifinitura di oggi, ma io darei anche quello di giornata, se sei d'accordo, Beh, perché sì. dicevamo, quest'oggi alle 10:45 è iniziata la rifinitura della Fiorentina al centro sportivo Davide Astori, poi si partirà verso il Portogallo, nel mentre alle 16, ora locale del Portogallo, quindi noi in Italia siamo un'ora avanti, ci sarà la rifinitura appunto della squadra del Portogallo. Poi alle 17:30 la conferenza del loro mister e alle 18:30 local time, quindi 19:30 per l'Italia, la conferenza di mister italiano. Chiaramente la troverete anche sui nostri canali. Sì, assolutamente, vedremo il modo anche di seguirla live e poi con un servizio on demand dove troverete appunto le parole di mister italiano proprio in vista del match contro il Braga e naturalmente anche di un tesserato della Fiorentina che parlerà insieme al tecnico. Rossella, una Fiorentina che arriva alla gara di giovedì di conference, peraltro sfida direi importantissima, no? Per la stagione, perché chiaramente sì, ci sarà chiaramente anche la sfida di ritorno, ma insomma si decide molto anche del cammino viola, visto che insomma la squadra si sta muovendo su più fronti, no? La Coppa Italia, la Conference e il campionato. Esatto, tornare dal Portogallo con insomma, l'anima più leggera, come si può dire, ti permette poi di affrontare una gara di ritorno con meno preoccupazioni, ma ovviamente siamo pronti a vivere la sfida nel miglior modo possibile. Parliamo anche di quella che è la squadra, perché chissà, potremmo vedere per la prima volta dal primo minuto in maglia viola anche Sirigu. Chiaramente vedremo le formazioni del mister, ma si potrebbe pensare che ci possa essere una chance anche per lui. Eh sì, sicuramente vediamo poi perché ci saranno probabilmente dei cambi, anche perché come spieghiamo ogni volta le partite sono tante, la Fiorentina ha speso tantissimo all'Allianz contro la Juventus e chiaramente c'è da tenere conto che poi pochi giorni dopo si giocherà in casa il derby contro l'Empoli, quindi tante, tante competizioni e tanti giocatori anche da gestire, da ruotare, quindi siamo molto curiosi anche poi di vedere quale sarà la formazione decisa dal mister. Ora, proprio in questo momento, è passato davanti alle nostre telecamere mister italiano che sta guardando la squadra da più angolazioni. È solito non stare mai fermo anche durante gli allenamenti, ma chiaramente lo vediamo anche durante le partite. È il primo che decide, insomma, di darsi veramente da fare e farsi sentire sempre quando ce n'è bisogno. Andiamo avanti con i programmi, insomma, che stiamo dando, e ricordiamo dove
si potrà vedere la partita di domani. Sì, Rossella, la partita naturalmente sarà visibile su Sky Sport e su DAZN, quindi potete seguire la gara per chi non sarà in trasferta, ma di tifosi viola ce ne sono tanti, perché sappiamo bene che saranno oltre 1600 i tifosi della Fiorentina che seguiranno la squadra in Portogallo, quindi come sempre naturalmente una direi bella chapeau, dimostrazione d'affetto, sì. Anche perché insomma è un giorno durante la settimana, c'è chi lavora, quindi sì, l'impegno è grosso, ma come tutte le volte non vi raccontiamo niente di quanto è poi l'amore, no, dei tifosi Fiorentina Rossella, la passione che lega questa squadra proprio alla città e ai suoi tifosi. Io parlerei anche un po' dell'avversario, no? del Braga stesso, mentre ci avviciniamo al Torello, ci spostiamo qua col nostro cavallettino. Un Braga che in questo momento è terzo in classifica in campionato dopo 20 gare giocate, è a 46 punti, in cima alla vetta c'è il Benfica con 53, segue il Porto al secondo posto, sotto il Braga lo Sporting con 38 punti, quindi comunque un campionato sicuramente di livello, quella della squadra di Arthur Jorge, Rossella. Esattamente, Angelo, abbiamo ricordato che potrete ascoltare anche la sua conferenza stampa alle 17.30 local time, quindi alle 18.30 qui in Italia, e sicuramente una squadra, lo sapevamo fin da subito quando abbiamo visto i sorteggi qualche mese fa, una squadra non banale, ma la Fiorentina durante questo percorso in Conference League iniziato lo scorso campionato e portato insomma avanti con grande dedizione da parte di tutta la squadra, ha tutte le potenzialità per poter continuare questo percorso, anche perché lo dicevamo, Fiorentina che è impegnata su più fronti, oltre alla Serie A abbiamo la Conference League e poi chiaramente la Coppa Italia. Siamo arrivati a 30 intanto, perché vedete l'applauso per il gruppo che è riuscito, diciamo, a fare 30 tocchi e tenere dentro due ragazzi della Fiorentina. Sono anche momenti in cui si scherza ancora un po' proprio prima dell'allenamento, quello un po' più serio, anzi molto più serio direi, si lavora sul riscaldamento, sugli ultimi tocchi e poi insomma parte atletica e parte di possesso. Io torno al Braga, Rossella, perché il Braga l'ultima giornata ha vinto in trasferta contro il Marittimo per 2-1. È un Braga che è uscito dal proprio girone di Europa League ed è uscito come terza in classifica con 10 punti. È arrivato sotto l'Union Saint-Gillon, squadra belga, e l'Union Berlino, che è arrivato secondo in classifica con 12 punti. Quindi un Braga insomma che si ritrova a questo playoff di Conference e sicuramente vorrà, no, complicare la vita alla Fiorentina. Fiorentina che nella scorsa gara contro la Juventus allo Stadium a Torino purtroppo non ha portato a casa i 3 punti, ma sicuramente è stata una gara di livello, una prestazione che comunque meritava almeno il punticino. Chiaramente purtroppo le decisioni arbitrali sono state, non le mettiamo in discussione perché non è il nostro mestiere, ma insomma hanno chiaramente un po' cambiato la gara e le sorti della prestazione viola. Sì, fa un po' male ripensarci, eravamo in trasferta con il collega Luca Giammarini proprio per la solita radiocronaca in streaming che ci sarà naturalmente anche per la sfida di Conference contro il Braga, potete ascoltarci attraverso la nostra applicazione ufficiale se non avete la possibilità di vederla su schermo o se non sarete addirittura là fisicamente, perché ripeto sono tantissimi tifosi viola che seguiranno la Fiorentina in Portogallo, una sfida che porta un po' di amarezza ma al tempo stesso in questi casi qui no. Come ci spiegano anche poi le addette ai lavori, si ha la fortuna, no, di ritornare subito in campo, esatto, o quasi subito insomma, e sfruttare quel che è stato, fare tesoro di quella partita che fa sicuramente rabbia sportiva, ma insomma trarre poi il meglio e tirare in campo le energie positive per cercare insomma di fare bene in Conference, perché la Fiorentina insomma dai è dentro a 3 competizioni, chiaramente in campionato purtroppo la situazione è questa, ma come diciamo sempre non bisogna un attimino cercare di pensare anche positivo. Angelo, voglio smorzare un po' i toni. Quando siamo qui sul campo del centro sportivo siamo un po' gli occhi, no? A 360 gradi dei nostri tifosi anche. E in questo momento, anche se non è inquadrato, io vedo Mister Italiano con Aspetta, un taccuino. Te lo inquadro a distanza. Con un taccuino che si sta appuntando qualcosa, chiaramente si sta confrontando con il suo staff, vediamo Marco Turati e Piero Campo a colloquio proprio con il mister e stanno scrivendo qualcosa. Sarebbe carino secondo me se a fine stagione chiedessimo al mister di farci vedere anche soltanto com'è questo taccuino e che cosa ci scrive, poi non vedere precisamente che cosa ci scrive effettivamente nel dettaglio, però potrebbe essere curioso, una cosa carina. È sicuramente molto curioso poi entrare sempre anche nei dettagli.
dettagli di quello che è poi tutto questo ambiente. Parliamo anche un po', torno a parlare del Braga Rossella, perché è una squadra, una società che è stata fondata il 19 gennaio del 1921, città che fa 193.000 abitanti, e la Fiorentina, diciamo, ci è andata molto vicino, nel senso che proprio qualche stagione fa ha giocato a Guimarães, che si tratta più o meno di 25 km di distanza da Braga stessa. Quindi insomma è una Fiorentina che ultimamente, negli ultimi anni, si è mossa molto in Europa, ci è tornata fortunatamente l'anno scorso grazie proprio poi alla proprietà prima attuale. Di staccare, Angelo, se ti va andiamo anche a buttare un occhio al lato portieri, se sei d'accordo. Va bene, assolutamente. E allora, intanto raccontiamo anche ciò che accade all'interno della Fiorentina, anche perché, come ben sapete, il presidente Commisso è a Firenze, è sempre al fianco della squadra e è molto chiaramente impegnato non soltanto a seguire la prima squadra maschile, ma anche la femminile, la primavera, e quando può anche tutta la parte delle giovanili insieme al DG Barone e tutta la dirigenza. Ma anche proprio nella giornata di ieri c'è stato un bellissimo incontro con i bambini delle scuole, dove si sono affrontati tanti argomenti. Insomma, diciamo, gli impegni del presidente quando è a Firenze non sono mai pochi, ma c'è sempre la voglia di stare accanto a tutti i tifosi viola, soprattutto quelli più piccoli, che vivono chiaramente con più trasparenza la tifoseria e la squadra. Sì, Rossella poi è un Rocco Commisso, ma è anche una dirigenza, il direttore generale Barone, il DT Burdisso, insomma è tutta una Fiorentina che poi segue la sua squadra e chiaramente tiene molto al suo gruppo. Ci spostiamo, come dicevi giustamente, dai portieri, poi magari parliamo un attimo anche del settore giovanile, Rossella, e anche della femminile, dando anche un po' di risultati e di prossime partite, perché sia la femminile, insomma, anche la primavera si stanno muovendo bene. Fiorentina femminile che va a chiudere praticamente la sua prima parte di campionato, no? E poi ci saranno dei playoff. Esattamente, Fiorentina femminile che è nei primi posti in classifica nonostante la sconfitta contro la Juventus dello scorso sabato, ma veniva veramente la squadra di coach Panico da un filotto di vittorie molto importante, sia per quanto riguarda la Coppa Italia ma anche per la Serie A. Veramente complimenti alle ragazze, che si trovano al terzo posto con 34 punti, sotto soltanto la Juventus, e prima in classifica invece la Roma con 45 punti. Vediamo anche un po' di informazioni che sicuramente già conoscete essendo tifosi viola. C'è anche un'ottima primavera di Alberto Aquilani, che continua a vincere e fare il risultato. Domenica ha vinto in casa 2-1 contro l'Udinese, ha vinto pochi giorni prima il quarto di Coppa Italia contro l'Atalanta, e quindi il 5 aprile c'è da capire ancora esattamente il giorno preciso, insomma, l'orario, ma ci sarà la semifinale secca contro il Genoa, quindi anche i giovani che vanno avanti in Coppa Italia. È una primavera che poi oggi, proprio alle 2, giocherà in campionato contro l'Empoli, la diretta sarà su Sport Italia, in trasferta la partita, quindi potete seguirla e tifare naturalmente per i giovani ragazzi della Fiorentina. Domenica, sempre alle 11, in casa, al Torino di Sesto, i piccoli viola affronteranno il Cagliari. Chiaramente noi vi accompagneremo durante tutte queste giornate con i nostri contenuti su tutti i nostri social, sul sito ufficiale, quindi c'è veramente da seguire la squadra e poter essere aggiornati sotto tutti i punti di vista. Diamo la parte arbitrale, la condizione arbitrale della gara di domani, e poi chiaramente ci salutiamo. Sì, che è assolutamente tutta slovena, con il direttore di gara Hugh Matej, due assistenti Thomas Klancnik e Manuel Vidali, il quarto ufficiale David Smajic, e al VAR ci saranno Nejc Katasovic e l'assistente del VAR sarà Asmir Sakrovic. Quindi insomma tutta slovena la parte arbitrale che starà dietro, insomma, al match di Conference, l'andata contro il Braga. Allora, ritorniamo qui davanti alle telecamere, anche se so che non vorrete vedere noi, ma quello che accade sul campo. Ci spostiamo per i saluti. Intanto qui a Firenze un po' di sole è spuntato, nonostante la mattinata sia aperta con grande nebbia, quindi anche il clima magari può aiutare, soprattutto per la partenza, che poi sarà chiaramente per il Portogallo intorno all'ora di pranzo. Esattamente, una Fiorentina che partirà intorno all'ora di pranzo, circa 2
due ore di volo, poi atterrerà a Porto praticamente, e da lì un pullman porterà la squadra a Braga, ci sono circa 50 km di distanza, quindi parte insomma questa importante sfida della Fiorentina che parte oggi a pranzo praticamente. Quindi, primo capitolo di questi playoff, sì, contro il Braga, poi chiaramente gara di ritorno. Noi vi ricordiamo che potrete seguire la sfida chiaramente, come vi abbiamo detto, su Sky Sport e su DAZN, ma anche sui nostri canali, perché ci sarà la nostra puntuale radio cronaca, tutti i contenuti per quanto riguarda i nostri social, ci sarà il pregara, ci saremo io e Angelo pronti ad accompagnarvi e darvi tutte le curiosità, quindi non vi resta che collegarvi e chiaramente tifare la Fiorentina. Leggiamo anche un po' di commenti. Buongiorno Forza Viola da Guerra Zadir. Valera Pancioli ci scrive: mi salutate, ti salutiamo naturalmente. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno seguito. Il vocalist Mano, Forza Viola, come sempre naturalmente vi mandiamo un abbraccio enorme, e Rossella, direi un in bocca al lupo grandissimo alla Fiorentina per questa importantissima sfida di giovedì, e un Forza Viola. Esatto, Forza Viola sempre, grazie a tutti per averci seguito.